base di queste premesse noi ritiriamo tutti gli emendamenti presentati dal gruppo di Scelta Civica per senso di responsabilità e affinché si abbia un dibattito costruttivo in quest'Aula che vada al cuore degli emendamenti. E noi sempre abbiamo fatto di questa nostra azione di dibattito in Aula un nostro punto di forza, perché vogliamo andare al cuore dei problemi e salvaguardare i principi dei nostri emendamenti. Ovviamente ci limitiamo a ritirare i nostri emendamenti in riferimento a quelli sui quali il Governo ha dato parere contrario. Grazie. Allora, onorevole Cesaro, quindi deduco, lei ha fatto un intervento in cui ha annunciato il ritiro degli emendamenti. Io chiedo all'onorevole Mazziotti di Cezzo, che è capogruppo, oltre che presentatore, firmatario degli emendamenti, a questo punto se dobbiamo intendere ritirati l'1.4, l'1.7 e basta. E l'1.9, onorevole Mazziotti. Onorevole Mazziotti. Quindi anche l'1.9. Giusto? Ok. Quindi a questo punto l'1.4 si intende ritirato. Quindi si accoglie l'invito al ritiro. L'1.7 idem e anche l'1.9 a pagina 4. Aveva chiesto di intervenire l'onorevole Di Maio, ma a questo punto onorevole Di Maio, sul prossimo. Ok. A questo punto il successivo è il Chiarelli 1.14, su cui c'è l'invito al ritiro. Io chiedo prima all'onorevole Chiarelli. Ok. Onorevole Di Maio, intende intervenire su questo? È l'1.14 Chiarelli? Prego. Sì, grazie Presidente. La questione è che noi, con il nostro anche relatore di minoranza, ci siamo espressi con parere contrario su tutti questi emendamenti, perché non è una questione di merito. Noi qui oggi stiamo discutendo di cetacei ed Ergan, ma dobbiamo inquadrare questa discussione in un discorso molto più ampio. Io sono uno di quei cittadini che viene da una terra chiamata Terra dei Fuochi. Il mio comune si trova al centro di quello che fu il triangolo della morte, una figura geometrica che si è estesa sempre di più per l'inquinamento sotterraneo, di quello che è stato interrato e di quello che è stato bruciato. Questa legge è una legge che quella terra aspetta da 20 anni. Se questa legge fosse stata fatta quando il camorrista Schiavone venne nella commissione parlamentare d'inchiesta a raccontare dove furono interrati i rifiuti nelle